Ultimamente sto assistendo ad una serie di content creator, possiamo chiamarli anche influencer, che si arrabbiano molto per come si comportano i propri utenti, che dicono che questo mondo dei social è diventato un mondo tossico dove non si può più dire e fare niente, dove c'è sempre da criticare, dove non va mai niente bene, dove tutti hanno la possibilità di dire la loro anche se non sanno niente, che ci sono degli scontri tra vari content creator che rendono tossico l'ambiente, quindi poco piacevole come luogo in cui stare, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo arrivati, senza fare nomi chiaramente, perché non è nel mio stile poi fare dei dissing a singole persone, ma siamo arrivati addirittura a persone che piangono, che si mettono a piangere nei video, video che poi pubblicano, quindi con un intento preciso anche, persone che si mettono a piangere e che fanno degli sfoghi molto profondi, molto sentiti, proprio per questa questione. Cioè si lamentano, si sfogano, piangono, eccetera. Io credo che abbiamo un attimino perso di vista le cose, cioè, la situazione ci è un attimino scappata di mano e abbiamo un attimo perso la bussola perché c'è qualcosa che non mi torna tanto in questo modo di fare. Voglio dire, capisco che i social siano diventati qualcosa di sempre più fruibile. E che soprattutto con l'avvento di TikTok, dove tutti quanti praticamente fanno contenuti, reaction, anche se non sono dei veri content creator che hanno tanto seguito, magari con un piccolo video di una reaction riescono a fare anche centinaia di migliaia, se non qualche milione alle volte anche di visualizzazioni, e quindi tutti possono dire tutto e avere una grande visibilità casuale, assolutamente casuale, ma avere una grande visibilità, e che quindi la qualunque può criticare anche persone che hanno un certo bagaglio culturale, conoscitivo su un argomento, scatenare polemiche, dare molto fastidio, scatenare shitstorm, mandare i propri utenti a rompere le scatole agli altri, insomma, posso capire tutto. Però ancora mi sembra ancora che abbiamo un attimino perso di vista la questione e che abbiamo perso la strada maestra. Voglio dire, quello che c'è qui dentro, questa scatola in cui ora tu mi stai vedendo, voi mi vedete, questa scatola è una scatola di finzione, è tutto finto quello che c'è qui dentro. Dove sono io adesso, qui, dove mi stai guardando, non è la realtà, è tutto finto. Voglio dire, prendiamo questo video per esempio. Io chiacchiererò per una decina di minuti, che rappresentano una parte minima della mia vita, della mia giornata, ok? Perché la giornata è fatta di 24 ore, quindi io parlerò per una decina di minuti e le persone si faranno un'idea su di me, sulla mia vita, su quello che faccio, su chi sono, eccetera, basandosi su questi 10 minuti che registro adesso nel bosco mentre sono qui e mi è venuta in mente questa cosa da raccontarvi. Ma questa non è la realtà. La mia realtà poi sarà ben diversa, la mia giornata sarà ben diversa, farò tante altre cose. E poi io posso raccontarvi obiettivamente qualunque cosa voglia. Cioè, la maggior parte delle informazioni che posso darvi attraverso un video sono assolutamente non verificabili da voi. Cioè, io potrei dirvi qualunque cosa, farvi credere qualunque cosa. E voi avreste obiettivamente su molte cose, non su tutte, ma su molti aspetti, su molte informazioni che vi do, una totale impossibilità di verificare se quello che vi dico è vero o è falso. E in più potrei farvi credere che vivo in un certo modo e non è vero, potrei dirvi che, non lo so, no, potrei inventarmi tantissime cose in generale per darvi un'impressione di me, un'immagine di me che non è quella reale, ma è anche quella che voglio trasmettervi. E tra l'altro questa è la cosa che in generale viene sempre fatta sui social, perché qui dentro, in questa scatola, c'è finzione. Voglio dire, ci sono le luci, ci sono i filtri, ci sono i tagli, c'è il trucco. Ragazze
brutte possono essere bellissime, persone che non sanno parlare possono apparire bravissime a parlare perché tagliano qua e là e quindi sembrano degli oratori spettacolari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna distinguere quello che c'è qui dentro dalla realtà. Ok, per me la realtà è questa in questo momento, no? Ora io respiro l'aria, sento il sole sulla faccia, sento i rumori, c'è il terreno su cui sto camminando, questa è la mia realtà. La vostra realtà è quella che avete intorno voi in questo momento. Non so dove siete, se siete in auto, nel letto, se siete a casa, se siete in ufficio, al bagno, non lo so. Ma questa è quella la vostra realtà, quella è la vita, è lì che si consuma l'esistenza, la vita. È lì che passa veramente il tempo, che si creano veramente i rapporti con le persone, che si fanno le cose, che si vive la vita. Quello che c'è qui dentro è tutto finto, no? Non è la realtà, sono sciocchezze. E allora è gravissimo non riuscire a distinguere queste due cose. E adesso tra poco a fine video vi mostrerò qual è il metodo vincente assoluto, il metodo infallibile per smettere di preoccuparsi di quello che succede qui dentro, all'interno di questo ambiente qui dentro. Tra poco ve lo mostro come si farà, come si fa. Ma dicevo, è gravissimo e non essere più in grado di fare questa distinzione. Cioè significa che se tu nella tua realtà stai male fisicamente, arrivi anche a piangere, no? Ti lamenti, piangi, hai dei problemi reali nella vita reale, dovuti a quello che succede qui dentro, nel virtuale, in questa scatola, vuol dire che non sei più in grado, non siamo più in grado di distinguere quella che è la realtà dalla finzione. Non siamo più in grado di dare un ruolo vero ad internet, ai social, che sono degli strumenti di intrattenimento, per alcuni sono strumenti di guadagno, punto. Non sono nient'altro, quello che succede qui dentro non ha nessun altro collegamento con l'esterno. Magari in alcuni casi, se uno è un professionista, potrebbe, rovinandosi l'immagine in internet, rovinarsela anche nella realtà. Ci può essere qualche collegamento, certo, ma stare male fisicamente per i commenti delle persone, per delle reaction di altri perfetti sconosciuti che ti fanno su internet, quando sai benissimo che è così, quando di fatto fa parte del gioco questo, significa non essere più capaci di distinguere, di fare un distinguo preciso tra la realtà e quello che succede qui dentro. E questo è un problema soprattutto delle nuove generazioni che nascono digitali, diciamo, nascono con questo aggeggio infernale in mano. I genitori non riescono in qualche modo a dare un limite all'utilizzo di questo aggeggio e quindi loro, ma anche la mia generazione, per carità, è completamente addicted da questa cosa, per carità, non riescono in nessun modo a trovare una distinzione tra le due cose, ci nascono e vivono qui dentro, la loro vita viene assorbita e diventa parte del digitale e quindi vivono poi una vita a metà, dove quello che succede qui dentro è collegato a quello che succede fuori e quello che succede fuori poi ha delle conseguenze di quello che succede qui dentro. Ma questa cosa è gravissima. È gravissima perché le dinamiche tra la vita reale e quello che capita in internet sono completamente diverse. Cioè, stiamo parlando di due mondi dove il comportamento delle persone, i rapporti, la possibilità, il modo anche di utilizzarla, di passare il tempo, di essere intrattenuti, di intrattenere, eccetera, sono completamente differenti. Sono due mondi molto diversi, dove le regole sono molto diverse e quindi fonderle, confonderle, crea in te, nella tua testa, una realtà distopica, assolutamente distopica, una realtà fasulla, completamente artefatta, no? E finisci per stare male nella vita reale per cose insignificanti che accadono nel virtuale. E allora adesso vi svelo qual è il trucco definitivo per riuscire a non stare più male, a non avere mai più problemi quando capita qualcosa in internet e per fare in modo che quello che capita qua dentro, in questa scatola maledetta fatta di totale finzione eccetera, non abbia più niente a che fare con la nostra vita. Noi possiamo liberarci istantaneamente
di chiunque si infastidisca all'interno di questa scatola, all'interno di questo mondo, facendo una cosa veramente semplicissima, un gesto che risolve tutto. E il gesto è questo.